Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, ho un albero di pere, di perine, vedete, belline, già tutte belle pronte. E chi ce l'ha, molti di voi avranno fatto la raccolta in questa stagione. E quindi, siccome ne abbiamo veramente tante, voglio fare la marmellata di pere. E non solo, farò anche gli smoothie, il succo, praticamente le pappine per mio figlio che gli darò quest'inverno. Allora, per fare la marmellata, io uso appunto le pere, le agar agar come gelificante. Ce n'ho di due tipi, ve le voglio far vedere. Queste sono proprio le alghe che trovate nelle erboristerie, vedi, alghe marine, agar-agar, che sono dei filamenti che si scioglieranno poi al caldo. E poi ho trovato anche queste qui, dove sono praticamente delle bustine e un pochino più semplici da usare per le più pigrone. Poi aggiungerò del miele, in questo momento ho il miele di castagno, se no si può mettere zucchero di canna oppure il malto di riso. Ho pronto qui il mio estrattore di succo, come chi mi segue ha visto il video dell'estrattore di succo, quindi farò molto molto veloce, perché metterò le pere tagliando questa prima parte qui, ovviamente levo questa parte qui, le metto qua dentro, viene fuori tutto il liquido, le andrò a cuocere, a riscaldare, aggiungo le agar agar e il miele e la marmellata è fatta. Andiamo a farla insieme. Ecco pronte le pere. Come potete vedere, vi ho lavato la parte superiore, non occorre né lavarle né sbucciarle con l'estratto di succo. Vi metto il link qui sopra se mi riesce dell'altro video e comunque in breve vi ridico un attimino quello che appunto avevo detto l'altra volta. Allora, l'estrattore di succo rispetto alla centrifuga ha una velocità molto inferiore e questo permette assolutamente di fare meno scarti e di ottenere un succo maggiore. Quando la frutta è molto matura, come in questo caso queste perine, ovviamente non viene il succo, ma viene anche uno smoothie, che è quella proprio è un pochino più denso, diciamo, rispetto al succo di frutta, simile, proprio identica alla pappina che diamo ai bambini piccolini. Quindi mettiamo tutte le perine qui dentro. La velocità dell'estratto succo, essendo inferiore alla centrifuga, non brucia, diciamo, non va a distruggere con il calore tutte le vitamine termoelabili e tutti i sali minerali, gran parte dei sali minerali. Quindi l'estrattore di succo abbiamo scoperto che è migliore della centrifuga, costa di più ma assolutamente ne vale la pena per tutte le cose anche che ci possiamo fare. Quindi io parto con la mia marmellata. Oh. Vedete, più cremoso del succo. La centrifuga lo fa veramente più liquido. Quindi noi continuiamo ad aggiungere le nostre perine. Ovviamente contiene molta acqua, di conseguenza sono costretta ad andarla a cuocere. La marmellata. Ok, il mio contenitore è pronto, continuo, ci vediamo dopo. Ecco qua il risultato delle pere dopo essere state messe nell'estrattore di succo. È un bellissimo succo di frutta, bello denso, quindi più uno smoothie come vi dicevo prima. Ottimo da mangiare fresco per tutti i bambini, per gli adulti, per colazione, però quando abbiamo tanta frutta matura in questo modo, ovviamente non si può mangiare a tutti i minuti la frutta fresca, perché diventerebbe tanta e poi farebbe male, specialmente la pera, siamo tutti al bagno, andiamo. Allora, io quindi ora lo faccio cuocere per un bel po', aspetto quasi che arrivi all'ebollizione, aggiungerò le agar agar. C'è mio nipotino che gioca con mio figlio. aggiungerò le agar agar e il miele e ecco fatta la marmellata. Alla fine poi io la faccio bollire per un quarto d'ora, 20 minuti, non di più, e poi la metto comunque a congelare. Molti invece fanno il rimedio classico della bollitura quasi di un'ora col barattolo a testa in giù, e per, diciamo, salvaguardarsi da eventuali batteri, soprattutto il botulino, che è pericolosissimo. Io lo congelo proprio per questo, perché non voglio avere, diciamo, problemi. Mi sono trovata bene con la pratica del congelamento, anche se molti non sono d'accordo, e mi troverò marmellata di pere per tutto l'inverno.
Ora poi siamo ad agosto, quindi si andrà a raccogliere le more e si farà la marmellata di more. Chi non vive in campagna o chi non ha la possibilità di avere alberi da frutto, cioè prendete la frutta di stagione, andate ai mercati ortofrutticoli, andate nei supermercati, prendete la frutta matura e fatevi le marmellate. È veramente, veramente semplice. Chi non ha l'estratto di succo come me, semplicemente leva la buccia, pulisce in questo caso la pera all'interno, la divide a pezzettini, la fa aggiungere l'acqua, la fa bollire fino a che la frutta non è bella matura. Dopo, con un tritatutto, viene tritata tutta la frutta e ecco che abbiamo questo tipo di risultato. E poi si va avanti insieme, uguale a come farò io. Va bene? A dopo. Eccole qua, come ho fatto vedere prima, sono questi filamenti quasi di seppa plastica, plastichina leggerissima, e quindi all'inizio sono impazzita perché non sapevo realmente quante usarne. Poi anche leggendo qui dice 15 grammi di agar agar per 1 litro di liquido, ma non avevo la bilancia che mi pesava 15 grammi, che è un peso veramente piccolo piccolo, e invece la quantità di agar era tantissima e credevo di fare degli errori, quindi mi sono rimasta lì per un po' di tempo fino a che ho imparato. I 15 grammi per 1 litro sono reali, quindi praticamente per 100 grammi di 100 ml di liquido se ne usa 1,5. Praticamente la proporzione è questa. Vi posso assicurare che il risultato è veramente fantastico. Io ho già fatto delle marmellate con l'agar-agar e si possono usare tranquillamente. Si trovano in erboristeria, questa marca qui, vengono dal Giappone e costano, anche qui non lo vedete, ve lo dico io, 4,88 euro. Se no c'è la scatolina dove contiene dentro 4 buste da 1,5 grammi, l'ho trovata semplicemente all'Esselunga nel reparto dei dolci. Queste qui probabilmente devono essere un pochino più concentrate perché ne dà 1,5 grammi ogni 250 ml di liquido. Eccolo qua, dentro ci sono le bustine che non ho ancora utilizzato perché intanto finisco le alghe dell'erboristeria. Il mio bambino si sta lamentando, quindi corro da lui. A dopo. Eccoci siamo, vedete la marmellata, il mio succo di pera, il mio smoothie sta per bollire. L'acqua è un pochino evaporata. Io avevo messo 4 bicchieri da quasi 400 ml di liquido, che contengono 400 ml di liquido ognuno, quindi 4, 8, 12, 16, avevo più di 1,5 litri di liquido. Un pochino sarà evaporato, avrò 1,3 litri all'incirca di liquido. Allora, parlavo prima di miele, vi ho messo il miele per aggiungere la marmellata. Allora, io in questo filmato ve l'ho messo, ma non lo aggiungerò perché la mia marmellata di pere sarà per il mio bambino oltre che per me. I bambini, fino a che non hanno compiuto almeno 2 anni, 2 anni e mezzo, è meglio non dargli miele, anche se molte mamme glielo danno con il ciuccio, assolutamente sbagliato, perché il miele è molto caloroso, è una sostanza molto energica. E oltretutto, se non abbiamo mieli biologici, sono pieni di tossine, spesso e volentieri, purtroppo di pesticidi, di tutta la roba che viene diciamo data nell'aria, nelle coltivazioni, e di conseguenza è sempre meglio non darglielo. Comunque torniamo a noi, quindi io non lo metterò, però in questo momento potreste aggiungere tranquillamente almeno, io vi faccio vedere questo barattolino qui, all'incirca almeno la metà. Almeno la metà, quindi questo è 500 grammi, intorno a 250 grammi di miele lo aggiungerei. Uguale con il malto di riso. Chi mi conosce e mi segue sa che non mi riesce a seguire le dosi perché sono un cavallo selvaggio, una puledra selvaggia, voglio fare un po' come mi pare, quindi io spesso vado a occhio. Comunque vi posso assicurare che quando si fanno marmellate la frutta è già ricchissima di zuccheri. Se avete un palato come il mio, che ormai è abituato a rimanere senza, a mangiare via senza gli zuccheri, è veramente dolcissima. Da non dimenticare che potete aggiungere anche il succo di mela, il succo d'agave o il succo di acero, assolutamente tutti e tre buoni e consigliabili, va bene? Allora, quindi io la lascio stare senza lo zucchero. Aggiungo le agar agar che vado a prendere. Allora, le avevo messe qui, eccole, le ho pesate, quindi questa è la quantità che basta per questa quantità di liquido. Quindi io le vado
proprio da aggiungere in questo modo. Non vi spaventate, sembra plastica, ma con il calore si vanno a sciogliere. Un'altra caratteristica delle alghe agar agar è che si gelatificano tranquillamente a temperatura ambiente, quindi non occorre poi andarla a mettere immediatamente nel frigo. Vedrete che già lasciandole si travasa nel vaso, come diciamo, si cominciano a freddare a temperatura ambiente, è già pronta la gelatina, si vede che è già gelatificata. Ecco, quindi ora ci vuole una cottura di 15 minuti, qui il tempo ve lo devo dare e comunque se lo potete vedere da voi. Quando questi filamenti non ci sono più, eccoli qua, vedete? Che si sono già ammorbiditi. Quando questi filamenti non ci sono più vuol dire che sono completamente sciolti. Se non riuscite per qualche motivo, comunque potete inserire un pochino il mini peener, quello che va a tritare il tutto, però già in 15 minuti di cottura vedete che si è sciolto tutto. Dopodiché siamo pronti per invasare. A dopo. Allora, ecco, è già 7-8 minuti che vado a girare. Vi volevo far vedere, se ci riesco, che vedete quelle piccole lineettine nere? È quello che rimane della agar agar. Quindi ancora non sono del tutto sciolte, quindi devo continuare a girare fino a che non vedo più, vedete anche lì c'è una righina, quindi da come erano grandi e lunghe sono rimaste piccole, quindi gran parte sono sciolte, ne rimangono ancora un pochino, ok? Quindi bisogna continuare a girare.